Volevo scrivere un pezzo inedito, ma non ho niente in mente. Medito di fare una cover di Gabbani, magari l'inedito lo scrivo domani. Ho tante cose da raccontare, ma sono tutte noiose, mi pare. Che l'unico argomento degno di interesse sia il Chihuahua a due teste di Herman Hesse. Non molti lo sanno, lo scrittore tedesco era un grande appassionato di eugenetica canina. Leccava pile stilo di Mark Varta, il che gli diede ispirazione per scrivere Siddhartha. Varta è un'azienda della Westfalia, Hesse amava girare in vestaglia, sua moglie invece in sottoveste. Portava fuori il Chihuahua a due teste, i cani dei vicini latravano in coro. Esse prese spunto per Narciso e Boccadoro, venne minacciato da una banda di bulli. Sua moglie si chiamava Maria Bernoulli, il nonno del suo bisnonno era Jacob Bernoulli. I tentativi di nasconderlo furono nulli. Che aveva 9 anni di meno, chiese il divorzio in un battibaleno. Per festeggiare si comprò un cappotto e piantò 4 teste in un bassotto. La vestaglia rimase alla ex consorte, a lui di Varta rimasero le scorte. Anni dopo si è sposata con lo zio di Gulli. Questa è la storia di Maria Bernoulli. Il nome del suo bisnonno era Jacob Bernoulli. Tentativi di nasconderlo furono nulli. Il nonno del suo bisnonno era Jacob Bernoulli. I tentativi di nasconderlo furono nulli. Il nonno del suo bisnonno era Jacob Bernoulli. I tentativi di nasconderlo furono nulli. Jacob Bernoulli, i tentativi di nascondere.